Pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano, sta iniziando uno dei nostri culti. Ascoltiamolo insieme e vediamo cos'è il Signore ha in serbo per ognuno di noi. Vi ricordo che oltre via radio, quindi sulla nostra frequenza, esso viene trasmesso proprio in questo momento attraverso il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Buon ascolto dunque e buona visione. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, Signore, così per tua volontà, come tu, Signore, hai stabilito fin dalla fondazione, anzi prima della fondazione del mondo, perché, oh Signore, tu avevi ogni cosa chiara davanti a te. Quindi, Signore, tu già vedevi questi tempi, Signore, questi pericoli a livello spirituale, anche materiale, fisico, alleluia, gloria al tuo nome, provvedevi per ogni cosa. Quindi questa sera, Signore, per te non è una novità trovarci in questo luogo e adorarti. Signore, no, tutto è stato scritto, stabilito da te. Barachita la matanda la massa. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi, oh Signore, siamo qui per fare la tua volontà e per offrirti anche questa sera il vero sacrificio della lode. Sia a te, Padre, che a Gesù, benedetti in eterno. Alleluia, amen. Yeah.
Alleluia. Mentre cantavamo questo cantico, alleluia, vedete come lo Spirito Santo ha sempre parlato, e magari certamente se non c'è, vedete, la spiegazione da parte del Signore tramite lo Spirito Santo, le cose rimangono sempre nascoste o capite sempre in parte. Alleluia. Alleluia. Fratelli, ora che il Signore ci ha spiegato veramente qual è la natura di Dio, ecco che è luce, e che ci ha spiegato come è venuto all'esistenza questo sole divino, ognuno non ci interessa. Alleluia. A me, gloria all'Altissimo. Pensate che effettivamente in base alla rivelazione che il Signore ci ha dato, noi stiamo conoscendo effettivamente la realtà delle cose. Quindi, perché guardate, questi cantici, no? Come pure diciamo quando Gesù diceva io sono la luce, amen, del mondo, la vera luce, amen. Vedete, però nessuno riusciva a capire effettivamente, per dire, ecco, luce, ecco, si è sempre intesa, capita la cosa come luce, per dire è verità. Amen? Perché dice chi cammina nelle tenebre, cioè nell'errore, per dire, no? Quindi si è intesa la cosa soltanto come verità. Invece Gesù è veramente luce. Alleluia. Amen. Quindi, e allora è il Signore, vedete, per farci capire come stanno le cose. Ma perché, vedete, gloria all'Altissimo? Perché effettivamente, fratelli, se il Signore non ci avesse rivelato e non ci stesse continuando a rivelare anche la sua natura, noi, vedete, entreremmo nel regno dei cieli impreparati. Alleluia. E il Signore non ci vuole impreparati. Infatti al popolo stesso, al suo popolo di Israele che lo formò in Egitto, vedete, non l'ha fatto entrare impreparato nella terra promessa. Ci risulta che l'ha fatto entrare impreparato? Assolutamente, perché per 40 anni l'ha tenuto nel deserto, amen, per ammaestrarlo, per dargli le sue leggi, i suoi comandamenti, gloria a Dio. Amen. E quando, vedete, il popolo fu veramente preparato, allora lo ha introdotto nella terra promessa. Perché, vedete, gloria all'Altissimo. Sembra che le cose siano andate così per caso. Invece è stato tutto è stato l'agire di Dio nella maniera perfetta, nei suoi minimi particolari. Perché vedete, il fatto che il popolo disubbidì e nessuno di quella generazione entrò nella terra promessa, è vero, perché sono entrati soltanto Giosuè e Caleb nella terra promessa. È giusto, perché tutti gli altri, dici, sono periti tutti, sono morti tutti, la vecchia generazione. Perché, fratelli, sono morti nella tutta la vecchia generazione? Perché la vecchia generazione, essendo nata e cresciuta in un ambiente pagano, idolatra, quindi quelle leggi che Dio gli ha dato non venivano accettate di buon cuore, perché erano loro nati e cresciuti in un ambiente idolatra. Quindi ora improvvisamente, vedete, servire questo nuovo, questo vero Dio in maniera diversa, allora a loro è venuto difficile. Amen. E quindi facilmente, vedete, cadevano nella trasgressione. Invece la nuova generazione, seguite attentamente, perché questa è pura
spiegazione da parte del Signore che mi sta dando. Alleluia. La nuova generazione, perché entrò la nuova generazione? Anche se disubbidienti pure loro. Però la nuova generazione, seguitemi attentamente, è nata, è cresciuta in un ambiente ora prettamente spirituale. Perché alla guida di Mosè, diciamo, con le nuove leggi date da Dio. Amen. Vedete? Quindi, ora che anche ripeto, se sono stati e continuano ad essere disubbidienti, però, dice il Signore, io la mia legge ve l'ho data. Voi non siete nati e cresciuti in un ambiente pagano. Voi siete nati in un ambiente e cresciuti in un ambiente veramente sano, spirituale, perché io vi ho fatti uscire dall'Egitto, vi ho fatti nascere, quindi come bambini vi ho dato del latte, vi ho nutriti fisicamente ed anche spiritualmente. Ora chi non vuole più, diciamo, attingere alla vera fonte dell'acqua della vita, non attinge. Amen? Gloria a Dio. Io mi sono fatto conoscere, e Dio, vedete, si è fatto conoscere quando, appunto, sul monte Sinai era tutto, dice, in fiamme, tutto fumante, il monte tremava e tutti gli israeliti ebbero paura. Gloria a Dio. Vedete, perché si è fatto conoscere non come un Dio pagano, ma il vero Dio, alleluia, che era, dice, e lui scese nel fuoco, alleluia, e Mosè stesso lo vide nel fuoco che bruciava il roveto, dice, non si consumava, gloria a Dio. Quindi ecco, il Signore, quindi, vedete, in questi ultimi tempi ci sta ammaestrando per prepararci veramente sia per il millennio che per i nuovi cieli e la nuova terra. E allora, sia glorificato il Dio. Sia glorificato il Dio. Perché, vedete, quelli che sono stati prima di noi, il tempo era prematuro. Quindi il Signore non li poteva ammaestrare come ci sta ammaestrando oggi. Non perché noi siamo più scarci, più intelligenti, perché il tempo non era adatto, ancora era prematuro. Ora che vedete che i tempi si maturano, che il tempo si matura, allora il Signore che cosa fa? Ci ammaestra, in modo tale che dopo aver ci preparato, diciamo, a livello spirituale, con una conoscenza reale, ci possa scegliere per affidarci dei compiti ben precisi. Infatti, guardate, i 144.000 che il Signore sceglie, alleluia, non è che li sceglie, alleluia, amen, dopo la sua nascita, morte e risurrezione. Alleluia. Vedete? Perché non li ha scelti? A quelli di prima li ha scelti per compiti diversi. Amen? Quindi, oggi allora, perché vedete, quelli del passato non hanno ricevuto gli insegnamenti che stiamo ricevendo noi. Quindi loro giustamente saranno pure salvati, ma salvati per quella conoscenza che Dio gli ha dato per quei tempi. Amen, gloria al Signore. Allora noi saremo salvati e scelti per la conoscenza che il Signore ci sta dando al presente. Amen. Abbiamo una visione chiara, nitida, del perché. Non è una fantasia, perché sapete come che fanno le canzoni, no? O le poesie,
lì le compongono con della fantasia. Amen. È giusto? Canzone e poesia è tutta fantasia, no? Quindi e ci sono quelle persone dotate, diciamo, di quella sapienza, di quella vista, ecco, che li eleva nel loro animo, amen? Allora si esprimono con delle canzoni, con delle poesie, amen? Gloria al Signore. Non è cosa da tutti. Non tutti potremmo fare un Giosuè Carducci oppure un Giovanni Pascoli oppure un Dante Alighieri. Insomma, ognuno cosa. Ecco, vedete, gloria a Dio. Amen. Vogliamo andare in preghiera. Alleluia. Amen. Alleluia. Che il Signore ci possa continuare a guidare con lo Spirito Suo Santo. Alleluia. Grazie, Padre. Grazie, Gesù, per la Tua presenza. Come sempre, che Signore non manchi mai. Alleluia, Tu sei sempre presente. Alleluia. Anche quando noi siamo assenti. Abbagita canda sita la mai. Ora da che anda la matti. Alleluia, dacci, Signore, un vero cuore nuovo. Ora da che anda la massita. E dati da uno spirito, Signore, nuovo. Ora da che anda la massita. Ora te mia, alleluia, che ti possiamo onorare tutti insieme come gli angeli del cielo, ora e sempre in eterno. Alleluia, amen, amen. Wow.
Alleluia, amen, alleluia. Dove due o tre sono radunati nel mio nome, lì c'è la mia presenza, alleluia. Quindi nessuno dica che non c'è Gesù, alleluia. Perché se noi siamo completamente assenti, tutti assenti, allora non c'è. Ma se almeno due o tre sono, siamo presenti con la mente, col cuore, allora Gesù è presente pure. Alleluia. Amen. Alleluia. E così sia glorificato Dio anche questa sera. Vogliamo leggere la sua parola come lui l'ha stabilita. Alleluia. Evangelo di Luca, capitolo 20, e dal versetto 9. Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola, cioè Gesù. Un uomo piantò una vigna, la affidò a certi vignaiuoli e se ne andò lontano per lungo tempo. Al tempo del raccolto mandò un servo da quei vignaiuoli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaiuoli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò di nuovo un altro servo, ma essi, dopo averlo battuto ed insultato, anche questo lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse vedendo lui lo rispetteranno. Ma i vignaiuoli, quando lo videro, dissero tra di loro: costui è l'erede. Venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaiuoli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: così non sia. Allora egli, guardandoli in faccia, disse: che cos'è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo? Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui sul quale esso cadrà sarà stritolato. In quello stesso momento i capi dei sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e gli mandarono degli sticcatori fingendosi giusti. Affinché lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Costoro lo interrogarono dicendo: maestro, noi sappiamo che tu parli ed insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Ci è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse loro: perché mi tentate? Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? E essi rispondendo dissero: di Cesare. Allora egli disse loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati dalla sua risposta tacquero. Alleluia, amen, alleluia. E meravigliati, dice, della sua risposta tacquero, mostrarono saggezza. Perché
Dice, nella moltitudine delle parole sta la colpa, perché più si parla, fratelli, e più si sbaglia. Quindi il tacere è segno di sapienza, perché le persone sagge devono parlare poco, e quel poco lo devono quindi tradurre in parole con sapienza, con la sapienza di Dio, con la saggezza dello Spirito Santo, appunto, che il Signore dà. Perché quando si parla troppo, fratelli, non solo che si commettono molti errori, ma il parlare troppo è il segno di di persone poco serie. Infatti, quando la gente parla troppo, anche a me, che non sogno tanto intelligente, mi dà fastidio. Quando c'è la gente che parla troppo, da una cosa passa a un'altra, subito, poi sono tutte cose, tutte sono brave, tutte sono sapienti, tutte, danno fastidio. Allora, invece, vedete, la persona quando parla poco mostra di essere veramente una persona saggia. Alleluia. Ma ci credete che io effettivamente manco telefono? Più di 4 parole, magari se non 4, ricettate pure meno di 4 sono, perché non so, non mi so prolungare neanche, diciamo, oltre le 4 parole. Sì, l'indispensabile, poi le altre cose non riesco né a dirle né ad ascoltarle, perché poi mi confondo la testa. E così sono, sapete, pure nel leggere. Infatti, quando io devo leggere delle cose che sono lunghe, già quando guardo una cosa che è lunga, già mi scoraggio nel guardare che è diciamo un discorso lungo, no? Quindi che io pure nello scrivere, non è che io sono, diciamo che quel conto parlare è quello pronto a scrivere, quello conto parlare è lo conto a scrivere, no? Perché poi si esce fuori tema pure, no? Perché infatti, fratelli, se uno sta trattando un argomento, quell'argomento non credo che abbia bisogno chissà di che cosa, no? Di molte parole, ad eccezione le cose che ci insegna, ecco, i professori, la scuola, i maestri, oppure il Signore quando parla, allora lui si prolunga spesso, perché non sta parlando con una persona, ma sta parlando con tante persone, che hanno età diverse. È giusto? Pure voi che siete sopra? No? Siete tutti, avete tutta la stessa età? No, vero? Avete tutti lo stesso grado di istruzione? No. La stessa cosa qua sotto. È giusto? Quindi allora il Signore deve cercare di far capire la stessa cosa, lo stesso argomento che sta trattando a tutti, piccoli e grandi, e anche a persone che sono meno colte. Amen, gloria a Dio, alleluia. E allora, ma voi oggi perché pensate che sceglio a mio Signore? Perché io non saggio parlare, mi esprimo raso terra, perché se io fossi diciamo un grande oratore, un parlatore colto, useria vocabolo difficile, e poi quando arrivo a casa, dici, ma che disse stasera, fratello? La prossima volta mi porto vocabolario, così vediamo, no? Come fanno certe volte in telegiornale? Telegiornale, si possono capire da sole certe cose, no? Perché uno dice, ma che vuole dire sto fatto? Ecco, ora,
Il Signore, vedete, dice questo discorso, questa parentesi, perché vedete, il Signore ci parla, ripeto, per farci capire le cose, in modo tale che quando noi usciamo da questo luogo non abbiamo ad avere la mente confusa e per dire: ma il Signore che cosa ci ha voluto dire questa sera? Amen. Quindi noi, vedete, dobbiamo effettivamente capire quello che il Signore ci dice, in modo tale che possiamo assimilare il tutto e serbarlo. Perché, vedete, quando noi riceviamo una spiegazione, quindi la assimiliamo, la serbiamo, quella non si cancella più dalla mente. Amen. E allora, intanto, questa sera il Signore dice, perché proprio mi ha fatto, alleluia, posare lo sguardo, e così dice: non poterono cogliere in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta tacquero. Alleluia. Io proprio, guardate, io ho visto in queste persone che hanno taciuto, che poi non sono stati loro ad andare di loro iniziativa da Gesù per metterlo alla prova. Loro sono stati mandati, alleluia, amen. Dice: essi lo osservavano attentamente e gli mandarono degli istigatori. Gli mandarono degli istigatori. Chi? I sacerdoti, vedete, gli scribi, i farisei, amen. Quindi per coglierlo in fallo gli mandarono degli istigatori. Quindi gli istigatori avevano tutto l'interesse di inasprirlo, di farlo innervosire in modo tale che lui, sopraffatto dal nervosismo, avrebbe sbagliato. Amen? E loro quindi avrebbero trovato, i mandanti avrebbero trovato l'elemento adatto per poterlo accusare. Amen, gloria al Signore. Invece, ecco, Gesù, vedete, parlò in una maniera sempre, vedete, decisa, e quando lui parlava, vedete, non parlava solo, non dava le risposte solo per mettere a tacere chi lo istigava, ma lui dava le risposte per mettere a tacere chi lo istigava e per poter, diciamo, ammaestrare anche i presenti che ascoltavano. Amen? E te, fratelli, quindi il vero saper parlare è quello che contemporaneamente, quando uno per esempio deve dare una risposta, contemporaneamente dà la risposta a chi lo provoca, e un ammaestramento a chi invece è in buona fede e lo segue. Amen. Lo approva. Gloria a Dio. Alleluia. Quindi in questo in questa circostanza, perché il Signore ha permesso che scrivessero queste cose? Fratelli, vedete, se queste cose che sono accadute ai giorni di Gesù non si fossero verificate nel passato, Gesù magari avrebbe taciuto, magari avrebbe fatto finta di niente. Invece Gesù, vedete, con questo esempio ha voluto dare una risposta a quelli di allora, e poiché l'uomo è sempre lo stesso,
Allora il Signore, guardate, quando parlava allora, dava la risposta a quelli di allora e gli insegnamenti a quelli di allora. Contemporaneamente dà la risposta al tempo presente, alleluia, e gli insegnamenti al tempo presente, pure di quelli che effettivamente lo seguono con interesse, perché vogliono effettivamente capire e vogliono servire il Signore nella giusta maniera. Amen, gloria al Signore. E infatti, ora dice perché? Perché il Signore, fratelli, chiedendo loro una moneta, ecco, un denaro, che cosa ha voluto dire? Intanto, la risposta a quelli che l'avevano mandato. Amen. L'ammaestramento ai presenti, è chiaro, non a quelli passati, ma anche ai futuri. Perché se il Signore ha detto dai a Cesare quello che è di Cesare, allora, fratelli, oggi noi non ci troviamo nelle medesime condizioni che si trovava Gesù e i veri credenti allora? L'identica cosa. Alleluia. Perché quelli a cui il Signore aveva affidato il compito di ammaestrare i popoli della terra, ma nella maniera giusta, corretta, invece, vedete, sono diventati anche loro, ai nostri giorni, signori e padroni del campo di Dio, dell'opera di Dio, come lo erano diventati i sacerdoti di allora, gli scribi di allora, i farisei di allora. Fratelli, e oggi ci sono scribi, farisei, sacerdoti, ci sono come ai tempi di Gesù, alleluia, e sono diventati padroni, alleluia, amen, delle cose di Dio, alleluia, amen, gloria all'Altissimo. E allora, e poiché, vedete, i veri credenti devono sapere agire in un mondo moderno che poi non è tanto moderno ma è antico come ai tempi di Gesù, alleluia. E allora, ai giorni nostri, vedete, non bisogna mai, intanto, chi ha ricevuto da parte del Signore questo ruolo, questo compito di amministrare le cose di Dio e di ammaestrare, diciamo, i credenti, deve farlo con la perfetta convinzione che è un operaio nel campo di Dio, non un padrone. Il padrone è solo uno, ed è il Dio, è il suo figliolo Gesù, che il Padre gli ha affidato ogni cosa al suo figliolo Gesù. Quindi, vedete, noi, vedete, non dobbiamo, quando ammaestriamo, che il Signore ci dà da ammaestrare, che poi, tutto sommato, fratelli, un vero servitore di Dio non ammaestra con del materiale suo proprio. Un vero servitore di Dio ammaestra con il materiale che gli fornisce improvvisamente il Signore mediante lo Spirito Santo. Quindi come si può uno sentire padrone del campo nel campo di Dio o del campo di Dio se uno riceve? Allora, vedete, si reputano padroni quelli che effettivamente non ricevono più da parte di Dio, e quindi attingono alla loro fonte, essendo la loro fonte di Dio sugli uvasuni. Amen. Alleluia. Amen. Vedete, gloria al Signore. Ora, questo quello che il Signore mi sta dando da capire, che ai nostri giorni si sta ripetendo la medesima cosa che è accaduta ai suoi giorni, che poi, se ci fate caso, nei confronti di Gesù agivano tanto i sacerdoti
come gli scribi, farisei, insomma i capi anziani, guardate che agivano nella medesima maniera che agivano i sacerdoti dei tempi passati. Cioè quando c'erano i profeti, che effettivamente venivano usati da parte di Dio, e allora intervenivano, fratelli, i sacerdoti, oppure il re, e mettevano a tacere i profeti. Tant'è vero che Gesù un giorno ha detto, quando dice, faranno queste cose, quando parleranno male di voi, quando vi accuseranno, quando vi porteranno davanti ai tribunali, quando vi ingiurieranno, quando vi malediranno, quando vi faranno del male, rallegratevi, perché il vostro premio, dice, è grande nei cieli, perché così hanno fatto con i profeti che sono stati prima di voi. Vedete, fratelli, quindi che sta suonata è sempre la stessa. Amen. Dice, con i profeti che sono stati prima di voi. Vedete che quindi nell'indole umana, nel carattere umano, proprio che quando ode parlare, quando sente la voce dello Spirito che parla, amen, si ribella, amen, non accetta, ma si ribella ed ha il coraggio di inveire proprio contro Dio. Alleluia. Perché infatti il Signore, proprio lì, per dire, voi non siete dei semplicioni, ma voi siete dei malvagi, riferendosi, vedete, ai sacerdoti, agli scribi, ai farisei. Alleluia. Perché infatti dice, egli dice, allora il padrone della vigna, della vigna disse, dice, che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Ecco, perché prima diceva, il padre ha mandato i profeti. Dei profeti avete fatto quello che avete voluto, non li avete accettati. Allora, amen. Quindi, e guardate, la stessa cosa hanno fatto con Giovanni Battista. Vedete che loro non hanno accettato Giovanni Battista. Perché se avessero accettato Giovanni Battista avrebbero accettato automaticamente anche Gesù. Tant'è vero che quando Gesù ha rivolto loro quella domanda, dice, secondo voi il battesimo di Giovanni è venuto dall'uomo o da Dio? Hanno risposto, non lo sappiamo. Se loro avessero accettato, creduto in Giovanni Battista, avrebbero detto da Giovanni Battista, cioè da Dio è venuto, è giusto? Quello è il battesimo di Giovanni Battista. Invece non lo sappiamo, vedete? Quindi c'è stata sempre la malvagità, la cattiveria. Alleluia, gloria al Signore Gesù. Alleluia. E allora dice il padrone della vigna, dice, che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse vedendo lui lo rispetteranno. Ma i vignaiuoli, che in questo caso, vedete, i vignaiuoli erano i sacerdoti principalmente. Alleluia. Poi i dottori della legge, tutti gli anziani, ma quelli che avevano, diciamo, il ruolo più importante erano i sacerdoti. Era, ad esempio, quando hanno condannato Gesù, era Caiafa che aveva questo potere. Allora dice, che devo fare? Forse, dice, il mio amato figlio lo rispetteranno. Ma i vignaiuoli, quando lo videro, dissero tra di loro, costui è l'erede. Venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. Fratelli, ma ci pensate, quando l'uomo perde la guida dello Spirito Santo, quando perde l'umiltà, quando perde appunto il timore di Dio, arriva proprio a mettersi contro Dio. Benedetto sia l'Altissimo. Ecco l'erede. Quindi guardate che cattiveria, che malizia c'era nel cuore dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei, che l'hanno riconosciuto. Quindi non è, dice, poveretti, ma quelli non lo hanno riconosciuto che era il figlio di Dio. Gesù con questa parabola glielo ha detto chiaro: voi mi avete riconosciuto che sono il figlio di Dio, che sono l'erede.
e voi, siccome avete padroneggiato fino ad oggi, allora, e poiché io sono venuto per non farvi più padroneggiare nel campo di Dio e sugli altri, voi per non perdere la vostra ricchezza che vi siete quindi formata, accumulata, ora dice ecco perché avrebbero perso tutto, gloria a Dio. Loro pensavano, guardate, loro pensavano che dicendo che Gesù era il figlio di Dio, allora tutti i credenti sarebbero passati nelle mani di Gesù. Amen? Quindi avrebbero abbandonato, diciamo, il Tempio, avrebbero diciamo, abbandonato quella riverenza dovuta agli scribi, ai sacerdoti, ai farisei, amen, gloria a Dio, l'avrebbero quindi abbandonato. Quindi loro dice qui ci viene a mancare tutto, ci farà mancare tutto, allora aspetta, è meglio che lo eliminiamo. Amen. Invece sono stati stupidi, perché se loro effettivamente, se tanto sacerdoti quanto scribi, dottori della legge, avessero accettato Gesù come figlio di Dio, perché ripeto, loro lo sapevano che era il figlio di Dio, amen, perché altrimenti Gesù non si sarebbe espresso con questa parabola, amen, se non ci fosse stata la verità alla base, amen, gloria a Dio. Quindi ciò significa che, perché Gesù è quello che legge nella mente e nel cuore degli uomini, amen. Allora, invece, ripeto, perché se loro, vedete, avessero collaborato con Gesù, avrebbero detto, ecco il Messia che Dio ci ha promesso, è Lui. Gesù stesso, vedete, non sarebbe andato in giro a predicare l'Evangelo. Mi state seguendo? Gesù avrebbe predicato l'Evangelo, gli insegnamenti, i nuovi insegnamenti, li avrebbe dati sempre nel Tempio. E i sacerdoti, vedete, sarebbero stati usati da Gesù ora con compiti diversi. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Perché effettivamente il Signore non gli avrebbe tolto veramente il compito che gli aveva dato. Non gliel'avrebbe tolto. Cioè, perché, in poche parole, guardate, se i sacerdoti avessero accettato Gesù come figlio di Dio, allora il Tempio di Gerusalemme non sarebbe stato raso al suolo successivamente dai Romani, ma sarebbe stato usato, utilizzato come vengono oggi utilizzate le chiese, no? Le chiese dei credenti, onde ci sono i pastori che per... Vabbè, no, non c'è un luogo. Amen. Ecco, mettiamo in caso, se questo locale che il Signore ci ha provveduto, e lo possiamo dire ad alta voce, è stato Lui. Amen. Allora, questo locale, se il Signore ce l'avesse provveduto prima della sua venuta, in questo luogo avremmo noi offerto anche sacrifici cruenti, cioè sacrifici di sangue, sacrifici e olocausti. Amen. Allora, con la sua venuta, quindi la sua morte e la sua risurrezione, questo luogo Lui lo avrebbe trasformato come oggi. Amen. Sono riuscito a farmi capire? Non sarebbe cambiato. Il Signore non avrebbe cambiato niente. Amen. Il Signore avrebbe lasciato ogni cosa, però con ora sistemi diversi, per dire ecco l'ultimo sacrificio, dice Gesù, l'ho compiuto io. Ora, quindi voi continuate, ecco, in questo luogo ad ammaestrare, alleluia, offrendo sacrifici di lode. Come diceva l'Apostolo Pietro. Ci siamo.
gloria all'Altissimo. Invece loro, vedete, sopraffatti e vinti dalla bramosia di essere ossequiati, di essere elogiati, di essere i padroni, ecco, di governare su tutti e su tutto, dice: questo è l'erede, uccidiamolo e l'ereda sarà nostra. Invece il Signore che cosa gli ha detto? Alleluia. Dice: ma i vignaiuoli, quando lo videro, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, affinché l'eredità sarà nostra. Così, cacciatolo fuori, dice, dalla vigna lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaiuoli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: così non sia. Ma allora, se voi non volete che la cosa vada così, ravvedetevi! È giusto, gloria a Dio! Ravvedetevi! Mentre il Signore mi sta dando il tempo, perché il Signore già ha deliberato, ha dato la sentenza, dice: l'eredità sarà tolta e sarà data ad altri. Alleluia, amen, gloria all'Altissimo. Allora egli, guardateli in faccia, disse: che cos'è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui sul quale esso cadrà sarà stritolato. Fratelli, guardate, oggi, oggi, se uno chiede a qualcuno, a un credente, chi è la pietra che gli scelta da Dio? Allora, voi chiedete a qualcuno in giro, dice: qui è la pietra sulla quale il Signore ha edificato la sua chiesa, quindi la pietra qual è? Tutti risponderanno: peso. Peso. Infatti il profeta Isaia parlava di peso, capite? Alleluia. Alleluia. E pensate che Pietro stesso dice che la pietra angolare è Gesù, sul quale l'edificio, dice, è edificato. Amen. Guardate gli uomini, se oggi chiedete qui è, dice, chi è la, quando il Signore parlava da pesa, cosa c'è? Alleluia. Che cos'è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. Vedete? Ecco, magari qualche ingenuo dice: ecco, vedi, il Signore dice nella sua parola che con non accetta il peso come pesa, cadi stretolato. Quindi, alleluia, la pietra angolare, alleluia, rigettata dagli uomini era ed è Gesù, alleluia. Alleluia. E chiunque cadrà su questo sasso, dice, si sfracellerà, e colui sul quale esso cadrà sarà stritolato, alleluia. In quel momento, alleluia, i capi, vedete, i capi dei sacerdoti, vedete che erano sempre loro. Quindi, e Gesù li aveva avvertiti, dice: vedete che se voi non mi accettate, che voi avete in mente di uccidermi, vedete che il regno vi sarà tolto. Fratelli, e così fu. Ma perché? Poi non è successo questo in Israele, che il Tempio i Romani l'hanno distrutto? Forse da allora in poi si sono offerti in quel tempio che è stato distrutto sacrifici e olocausti, li offrono in luoghi diversi, ma già il Signore gli ha tolto il regno, perché il regno appartiene a Dio. Tuo, dice, il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Alleluia. Amen. E in quello stesso, dice, momento i capi, i sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Allora, vedi? Quindi il Signore ci sta presentando oggi
ciò che è accaduto nel passato è quello che sta accadendo ai nostri giorni. Alleluia. Amen. Perché di Gesù si parla poco. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Essi lo osservarono attentamente e gli mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo, dice, al potere e all'autorità del governatore. Costoro lo interrogarono dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Guardate che astuzia, che furbizia, eh? Come cercavano di pigliarlo con buono, finta, no? Alleluia. Ci è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Perché dice, ora non appena lui dice no, perché lui parla di Dio, a Cesare non lo menziona mai, quindi guarda, ora lui ci dirà, no, non dovete pagare. Allora io dico, cioè, andavano da Pilato, dicevano, questo dice che non dobbiamo pagare le tasse. Allora saggiamente, vedete, Gesù, alleluia. Ma egli accortosi della loro malizia, disse loro: perché mi tentate? Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero: di Cesare. Allora egli disse loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Sapete, quando ho letto questo qua, il Signore mi ha fatto notare una cosa molto importante. Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Quindi ai tempi di Gesù le immagini si facevano. Le immagini si facevano. Perché c'era l'immagine di Cesare e l'iscrizione di Cesare. Guardate, gloria all'Altissimo, se ai tempi di Gesù c'era qualche immagine di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Noè, no, poteva, alleluia, guardate, proprio il Signore mi ha fatto rilevare questo, dice, vedi, ai miei giorni le immagini ce le avevano i pagani, non i figlioli di Dio. Di chi è questa immagine? Avrebbero potuto, fratelli, avrebbero potuto dire, guardate, avrebbero potuto dire, se ci fossero state anche le immagini di soldi, di farisei, di scribi o di sacerdoti. Sì, tu hai detto bene, dai a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio. Ma guarda che questa è una moneta che c'è l'immagine di Abramo. Ci poteva essere l'immagine di Caiafa. Ma manco quella c'era, si guardava bene con tutto Caiafa, che è stato colui che ha deliberato la morte di Gesù, si guardò bene di fare la sua immagine, o fare soldi della sua immagine, con la sua immagine. Ma ci pensate, gloria a Dio, guardate i passi che si sono fatti da 2000 anni in poi. Ecco perché l'uomo vuole regnare su tutti e su tutto, e chi stennenti, perché ne vedremo delle belle riguardo a questo argomento che Gesù ha aperto questa sera. È solo l'inizio. Ne vedremo delle belle, ma belle che sono brutte, ma cose brutte che ci renderanno la vita difficile, se non impossibile. E Dio ci benedica. Grazie ti vogliamo dire, Signore. Alleluia a Dio nostro e Padre nostro,
che antivedendo, Signore, le cose, ci avverti per tempo alle glorie del tuo nome. Quindi, oh Signore, dacci la vera fede che ci possa fare, Signore, superare ogni ostacolo ed ogni difficoltà. Provvedici, Signore, il tuo pane quotidiano. Signore, e rimetti veramente a noi i debiti come noi ci stiamo sforzando di rimetterli ai nostri debitori. Ti preghiamo, rimani con noi nelle nostre case, nelle nostre famiglie ed in questo luogo santissimo che ti sei scelto per dimora del tuo nome e per ammaestrare i popoli della terra. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto con te in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Thank you.
Alleluia, gloria al tuo santissimo nome. Grazie Padre Santissimo di tutto, Signore, gloria al tuo nome anche questa sera. Signore, un grazie in verità dal profondo dell'anima, perché Signore, come sempre, sei stato presente, sei presente. Signore, perdonaci se non ti abbiamo saputo onorare, alleluia, ma Signore, sensibilizzaci in tutto, affinché Signore tutto ciò che facciamo, tutto ciò che ti offriamo e facciamo per te ti sia veramente gradito, ti sia come soave profumo. Te lo chiediamo per amore di te stesso e per amore di Gesù, che insieme a te lo benediciamo ora e sempre in eterno. Amen, amen, amen. Ancora oggi, ancora in questa sera, abbiamo scoperto insieme cosa il Signore voleva dirci. Vi ricordo che il culto, che è già stato trasmesso, è messo a vostra disposizione sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook, insieme con tutti gli altri già trasmessi ed insieme anche con le dirette del fratello Enino, che vanno in onda ogni domenica mattina alle 10:15. Tutto a vostra disposizione su YouTube e Facebook, basta cercare Radio Messaggio Cristiano, così che si possa raggiungere ogni cuore, ogni anima da qualsiasi parte della terra. Se desiderate contattarci, potete farlo a questo numero, a questo numero 349 64 11 232, ripeto 349 64 11 232, e a questo punto lascio anche l'indirizzo email pastore@rmcr.it. A Dio piacendo ci sentiremo la prossima volta con la trasmissione del culto, e adesso tramite la nostra frequenza radio, Radio Messaggio Cristiano, vi darà compagnia con l'ultima trasmissione di oggi. Pace e alla prossima volta.